Miei cari connazionali, siamo partiti un mese fa da Marzabotto in un viaggio virtuale e fisico che ha toccato i luoghi della resistenza, che ha toccato Milano, che ha commemorato ieri il centenario della prima guerra mondiale nei luoghi dove il clave mormorava. E oggi chiudiamo queste celebrazioni della memoria di fronte al nostro principale amico e alleato, il popolo degli Stati Uniti d'America, dicendo grazie a chi ha perso la vita perché noi potessimo essere liberi e prendendo un impegno a lottare ogni giorno per la pace, per la democrazia, per la libertà. Il nostro compito è essere degni di un luogo come questo. I giovani che qui riposano sono morti anche per noi, per ciascuno di noi. God bless you. God bless our friendship. God bless our leaders.